settimana molto negativa per il greggio, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,49%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro nero. Tuttavia, l'esame della curva a breve evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza individuata a 120,01. In forte ribasso è il raffinato del petrolio, che chiude la settimana con un disastroso meno 6,22%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalla benzina verde restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase rialzista, con possibili nuovi rallentamenti. Ribasso per il derivato sul gas, che archivia la settimana mostrando una perdita del 2,85%. Lo status tecnico di breve periodo del future sul natural gas mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,885. Le attese sono per un aumento della trend line rialzista. Ribasso scomposto per il frumento, che archivia la settimana con una perdita secca del 6,29%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1198,58. Bene il derivato sul mais, con un rialzo dell'1,26% rispetto ai valori della scorsa ottava. Allo stato attuale lo scenario di breve del mais rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 772,17. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 799,67. Settimana vivace per la soia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,15%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1706,92. Balza in avanti l'oro, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,70%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 2028,67.